Hamilton. Facciamo piano e ce la piattiene. Io buono. Io giro, proverò a dire il comando, io sono il secondo che sbaglia. Lo faccio con il cuore. Mi raccomando, vada piano. Molto lentamente. Ma io metto. Metto il freno perché se scivola sbatte le labbra a terra. Eh? Ok, ciao, buona giornata signora. Mi raccomando, se qualcuno non la vuole aprire è normale. Grazie. È normale che non lo vuole aprire? Sì, perché con quello è nuovo, gliel'ho detto. E cosa dobbiamo prendere? Ciao. Gliel'ho spiegato 8 volte nell'autobus. Grazie. Va bene, ciao. 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 Mi raccomando, sia tranquillo. Questo piccolo video che era per avere una testimonianza di questo atteggiamento di questo autista e di questa gente, e ho detto guardate che sto registrando, quindi ho detto guardate che sto registrando perché anche ho dei problemi, sto registrando tutto. L'autista ha fatto scendere mia madre dicendo che appunto stava facendo una cosa che non poteva fare, di non farlo più. E quello che non c'è nel video è tutto quello che c'era prima, cioè quando mia madre già doveva salire, l'autista si è rifiutato di farla salire perché non era sulla sedia a rotelle. Una persona col 100% di invalidità che ha il deambulatore, che non riesce a staccarsi dal deambulatore, no? E che semplicemente ha deciso di prendere un mezzo pubblico. Ho chiesto anche, c'era un gruppetto in piazza Carducci di 10 controllori, no? Ho detto se questa cosa qui era normale. E loro hanno detto che alla fine è normale perché possono entrare con la pedana soltanto le carrozzine e i passeggini. Allora io dico, qui magari avete ragione voi, ma vi rendete conto che nel 2024 non abbassare la pedana agli anziani col deambulatore siano al 100% di invalidità dopo una vita che hanno pagato i contributi, che hanno pagato i biglietti per i mezzi pubblici, è una grande carognata. Siamo tutti d'accordo? GTT, sindaco, siamo tutti d'accordo che è una grande carognata non far entrare una persona 100% invalida, con gravi problemi di salute, col deambulatore, rifiutarsi? Perché questo, sentendosi negata mia madre, si è sentita anche mortificata lei stessa, capite? È questo che mi ha fatto male, mortificare un anziano. Che non può più camminare, dirle no, tu non puoi entrare in un mezzo pubblico perché non sei seduto su una carrozzina. Però se qualsiasi persona ha una carrozzina con bambini, allora sì, quello sì, anche se non sono invalidi, no? Quello si può abbassare la pedana. Però se sei invalido al 100%, no. No, perché se no, poi se succede qualcosa, ovviamente, vanno nei casini loro, perché c'è la legge sbagliata. Ma chi l'ha fatta questa legge? Io adesso voglio sapere chi l'ha fatta questa legge. C'erano persone di 70 anni dentro il pullman pubblico che hanno dato ragione all'autista, che hanno detto che se la signora non è sopra seduta sopra appunto una sedia a rotelle non si può abbassare la pedana perché magari avevano fretta. Bene, signori di 70 anni, forse un giorno anche voi vi troverete questo problema. Forse un giorno anche voi vi troverete con questo problema. E anche tutti i giovani. Non c'era una sola persona, una sola, che abbia detto con un po' di empatia, un po' di anima, ma effettivamente la legge dice di non abbassare a chi non ha i passeggini e a chi... Ma guardate,
guardate com'è la situazione, no? Senza troppe discussioni, facciamo entrare chi ha 100% di invalidità, non sta fingendo nessuno, si vede che è una persona anziana con gravi problemi, ok? Dico questo perché sentirsi offesi per la propria invalidità è una cosa bruttissima, eh? Da un e poi almeno con gentilezza, ma da un autista cafone che l'ha lì messo spaparanzato, no? Al capolinea, ha detto per favore, no? E questo veramente si è sentito di faticare troppo, andare e abbassare la pedana, era troppo faticoso, autista, che mi hai pure minacciato, per la gente dentro il pullman, era troppo faticoso aspettare un minuto in più? Che cosa siete diventati, no? Perché non sono come voi. Che cosa siete diventati? Eh? C'è ancora un po' di umanità in voi. Mi fate paura, persone. Maggioranza, non tutti. Perché sono persone buone, non tutti. Cosa siete diventati? Soltanto persone che pensano a loro stesse, che giudicano. Eh? Che guardano male una persona di intorno a 80 anni. Alcune magari coetanee pure. Perché non doveva venire con la carrozzina, perché non doveva chiedere all'autista di salire e farvi perdere tempo. E poi magari non date neanche spazio a sedere. Ma che cosa siete diventati? Eh? Siete buoni? Magari sperate pure in un Gesù che vi salvi poi, dopo una vita di cattiveria. Ama il prossimo come te stesso. Magari siete pure cristiani. E detto questo, penso che non ci sia più niente da dire. Cerchiamo di cambiare la legge, questa legge, di mettere magari un simbolo in più, persone con i cosi, con le sedie a rotelle, persone con i passeggini, ok? E magari anziani col deambulatore, quei deambulatori seri, che non possono staccarsi, che non è che vanno a fare la spesa, non è che sono lì per gioco, ma vanno a fare delle visite mediche una volta all'anno. Magari, magari facciamo una legge così.